Buongiorno, oggi siamo all'antica torre. Vi metto la posizione su Google Earth per farvi capire un attimino com'è, dov'è che siamo, perché non è facile spiegare. Oggi siamo in compagnia di GP Trek, vi lascio il suo canale, di Matteo. Ciao ragazzi. E andremo a fare un esperimento, vediamo se riusciamo ad arrivare là in cima alla Vallazza. La giornata non è delle migliori, ma. Senza prendere acqua. E senza prendere acqua sarebbe anche cosa buona e giusta. Andiamo un po' a vedere com'è. Segnaletica perfetta all'inizio, siamo su strada forestale. Qui in corrispondenza del cartello e del capitello bisogna stare attenti, c'è una svolta per il sentiero, che è quella lì, e noi stiamo andando un po' più spediti, quindi non l'abbiamo presa subito. Comunque, se passate di qua, occhio. Siamo in corrispondenza di una piccola casera, a una quota indicativamente attorno a 1250 metri. Attraversiamo una strada forestale, tutto ben indicato. Abbiamo fatto tutto il tratto noioso di bosco, che è abbastanza veloce per fortuna. Siamo spuntati qui in prossimità della casera. Andiamo a vedere com'è. Qui dalla casera alle prese si vede benissimo il massiccio del Grappa. Vediamo anche un po' di Sette Comuni e qui giù nel fondovalle dovremmo avere Servo. Allora, andiamo a vedere un po' com'è la casera. Sembra una struttura molto grande, se non altro, vediamo se è aperta tutta. No, la parte aperta è solo questa. Ok. Allora, tutto legno per terra, una bellissima stufa, molto piccolina. Devo dire che forse è un ambiente molto facile da scaldare, almeno sembra. Qui c'è un tavolo, lì c'è il solito. Oh, c'è addirittura il gas. Wow, cose serie, insomma, da ste parti. Mentre invece al piano di sopra possiamo trovare letti e addirittura materassi. Coperte, cuscini, finestra con una bellissima vista. Devo dire che è una bella casera. Speriamo presto di poter tornare a dormire in questi posti. Qualche eroe ha messo anche il gel igienizzante. Qui c'è anche una luce, che vediamo se funziona. Sì, funziona anche la luce, alimentata da un pannello probabilmente. Manca le prese. Qui c'è anche una debole copertura telefonica. Da qui dalla casera il sentiero che sale è facilmente riconoscibile. Andiamo a vedere un po' come siamo messi con la neve. Sta spuntando fuori il sole, però qui non ci sono più tanti alberi e si sente il caldo. Mamma mia, se non si sente. Bello comunque, una bella cornice sicuramente.
Siamo arrivati ai ruderi di Malga Vallazza, qui a 1880. Là sopra davanti a noi abbiamo la cima della Vallazza. Ora metteremo i ramponi per fare questo tratto con la neve, che è un po' ripido ma nulla di complicato. Se venite in estate andate via tranquilli. C'è una bellissima vista da qui. Peccato la foschia, ma già meglio delle previsioni. Volete vedere qualcosa di inquietante? Eccole qua. Vedete queste fratture? Ce ne sono diverse, sono i vari pacchetti che poi pattineranno sull'erba. Speriamo non oggi. Una volta che si forma abbastanza acqua sul fondo, che gli permette di scivolare come si deve, prendono il giro e vanno giù in fondo. Fa un caldo impossibile. Sole, neve, mamma mia, una roba brutta. Però il posto è fighissimo, guardate che roba. Adesso che siamo arrivati in cima, guardate che bella nuvolona tutta per noi. Qui ovviamente c'è campo e anche un bel panorama. Vi faccio vedere solo da nord perché abbiamo un piccolo problemino a sud, ovvero questa bellissima nuvola tutta per noi. Guardate che bella. Cioè, poteva mettersi magari fin tanto che salivamo, così era un po' all'ombra, no? Salita al sole e cima la nuvola. Laggiù si vede anche il lago artificiale, il lago Schener. Bene, allora siamo arrivati in cima alla Vallazza, è stata una bella passeggiata, non è che ci sia molto da dire, è tutta dritto per dritto e il sentiero è anche buono fino alla Malga, giù di sotto alla Casera è perfetto, poi arrivare alla Malga Vallazza un po' meno, ma comunque non presenta particolari difficoltà salvo le condizioni della stagione. E grazie per essere stati con me fino a questo momento, e lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale se non vi siete iscritti e ci vediamo al prossimo video, ciao! Alla prossima! Ciao ragazzi! Ora torneremo giù lungo la stessa strada fatta in salita, quindi il video può finire qua. Allora, abbiamo fatto tutto quanto e ci abbiamo messo 4 ore e un quarto. E le recensioni danno 6 ore per andata e ritorno. Abbiamo anche fatto la pausa pranzo, abbiamo fatto le pause per mettere i ramponi, quindi, però considerate sì, la tempistica completa di 6 ore, che magari sono un po' più standard.